Penso che questa tesi nasce, il primo ricordo, insomma, che sono riuscita a recuperare, data la lunghissima gestazione che ha avuto. Penso che comincia a mettere semi circa 9 anni fa, quando mi sono trovata, mi trovavo a Lisbona, ero in viaggio dopo la laurea specialistica. E mi ritrovai tra le mani questo libro che, guardo un po', si chiamava Il risveglio della dea. Da allora sono passati tanti anni e i concetti che cominciavo a assaporare, che incominciavo, a cui cominciavo ad avvicinarmi. Il primo libro in cui sentii parlare per la prima volta di sciamanesimo fu il primo libro che mi cominciò a mettere dei semini di alcuni concetti che avevo dentro ma che non conoscevo con la mente. Da allora credo che sia stato un passare, ripassare, ripassare, ripassare ancora affinché questi semi mettessero radici e finalmente germogliassero. Penso che questa è una cosa abbastanza comune, che naturalmente si parla un po' di sé, si parla un po' di quello che risuona, che è importante all'interno del proprio percorso. La mia tesi è appunto sulla dea. È sulla dea e su quanto la visione della dea risuoni con la visione della biotrans energetica. Spessissimo in questi giorni, ma anche prima, quando mi sono trovata a dire su cosa facessi la tesi, molte persone mi hanno chiesto: ma quale dea? E ho riflettuto su questa domanda, chiedendomi se avessi detto che facevo una tesi su Dio e la biotrans energetica, mi sono chiesta se mi avrebbero chiesto quale Dio. Me lo sono chiesto più volte e mi chiedo, mentre siamo qui a parlare, quanto in questa domanda non ci sia già una risposta e una riflessione. Dal momento che la dea di cui parlo è una dea, sono andata a ricercare le tracce di questa dea. A partire dal Neolitico. È una dea integra che nel corso dei millenni è stata frammentata. È motivo per cui è facile che si pensi, nel momento in cui si parla di dea, che si pensi che si possa parlare della dea dell'amore o della dea dell'aria o della dea dei venti o della dea della morte, ma è difficile avere uno sguardo unitario e non frammentato. Durante i miei lavori, i miei studi per la tesi, mi sono resa conto e ho riflettuto su come quello che è accaduto, almeno quello che è stato ricostruito a livello storico, è coinciso in qualche maniera con un processo avvenuto all'interno dell'anima umana, come macrocosmo e microcosmo insieme, come se la frammentazione di questa dea avesse sancito la frammentazione dell'anima umana è la caduta nel tranello della conflittualità tra dimensioni duali, tra opposti. Nella tesi mi rifaccio molto agli studi dell'archeologa Maria Gimbutas, che a detta di Joseph Campbell, che tutti noi conosciamo quasi, rappresenta nell'ambito dell'archeologia, cioè rappresenta un po' il corrispettivo i suoi studi rappresentano un po' il corrispettivo della decodificazione della stella di Rosetta con il valore rivoluzionario che hanno. E questi studi, insomma, raccontano di questa dea integra, di questa concezione del mondo che portava, cioè questa dea unitaria in cui che rappresentava insomma un principio unificante tra cielo e terra, tra sacro e profano, tra vita e morte. Infatti l'aspetto che più mi ha attirato di questo lavoro è l'unione, il trascendimento delle dualità, che naturalmente richiama molto la dimensione del modo ulteriore del modello BTE. Vi voglio raccontare una storia. Una storia che a me è piaciuta tantissimo e ho scoperto proprio ultimamente, è che parla di una dea, non quella neolitica, di una dea più recente, risalente alla civiltà sumera, babilonese, è la storia della dea Inanna. La storia della dea Inanna, che innanzitutto era una dea
dell'amore così come la dea della guerra, cioè nonostante fosse in tempi più recenti portava con sé comunque una certa integrità. E la storia della dea Inanna è una versione del mito di Core e Persefone, più antica. Sostanzialmente Inanna, che regnava sul mondo superiore, sulla terra, aveva la sua doppia del mondo infero, che si chiamava Ereshkigal, ed era la sorella, che appunto era la dea della morte. E un bel giorno Inanna la sente piangere, la sente disperarsi perché ha perso il marito. E allora decide di scendere giù, decide di andare giù con l'intenzione di consolarla. Dato che comunque non era una sprovveduta, informa la sua sacerdotessa e la istruisce sul da farsi nel caso in cui non fosse ritornata dopo 3 giorni e 3 notti. Dunque si avvia lungo questo cammino e incontra il primo cancello con la guardiana Neti, che le domanda qualcosa in cambio. E così, fino all'arrivo al mondo infero, attraversa 7 cancelli, dopo aver attraversato i quali si ritrova nuda, senza nessun paramento sacro, senza nessun orpello, al cospetto della sorella, il cui sguardo mortifero, non appena incontra Inanna, la uccide. Inanna muore immediatamente. E la sorella la appende a un gancio per le carni, lasciandola lì per 3 giorni. Dopo i 3 giorni, la sacerdotessa di Inanna si muove per recuperare la dea e fa quello che le era stato insegnato, ovvero dallo sporco che aveva sotto le unghie crea degli esseri che scendono giù per andare a recuperarla, per andare a salvarla. E quello che trovano giù è la dea Ereshkigal in preda alle doglie del parto. È tremendo il dolore che prova, tanto che accetta l'aiuto di queste creature e fa una cosa che normalmente non faceva, ovvero mostra gratitudine e quindi consente, in cambio dell'aiuto ricevuto, consente alle creature di nutrire Inanna, di rinsavirla, di rivivificarla con dell'acqua e del cibo che avevano portato e di riportarla su. A quel punto Inanna ritorna. E non sarà mai più come prima, torna in superficie, ma con una consapevolezza, con una conoscenza nuova, conosce la morte, conosce il dolore e trova spazio nel suo cuore per tutto, salvo che per la paura. E penso che questo mito mi ha colpito molto per via dell'assonanza anche con quello che facciamo noi come terapeuti BTE. Ci sono alcuni punti che mi hanno molto affascinato, per esempio il passaggio dai 7 cancelli che rappresentano una graduale disidentificazione fino al ricongiungimento con l'ombra di cui ci si prende cura, si conosce e grazie alla cura che si dona all'ombra si partorisce qualcosa di nuovo e infine si ritorna su in maniera integra, appunto. Ma la cosa che probabilmente mi ha lasciato più entusiasta è l'idea, differente rispetto a quello che viene narrato in quel mito successivo che è quello di Core Persefone, è l'idea della scelta di Inanna di andare giù. Non è rapita, non c'è una rottura dell'ordine a causa di qualcosa di esterno, vi è una scelta più o meno consapevole di recarsi nel mondo di sotto, di andare a guarire qualcosa che chiede, che piange dolore. E questo, a mio avviso, rende il mito portatore di una visione molto vicina, molto potente, molto vicina a quella che noi proponiamo, se pensiamo all'atto di volontà, se pensiamo all'atto di responsabilità che richiediamo ai nostri pazienti, che per primi noi ci occupiamo di sancire col nostro intento. Mi viene in mente che questo cambia, questo punto cambia tutto, perché ci fa pensare al transessenziale, mi fa pensare allo scomparire, mi fa pensare alla possibilità di restare in contatto e di
di scegliere con i nostri limiti, con i nostri veicoli in cui siamo incarnati, di farci canali al servizio del sé. E allora veramente possiamo ritrovare una congiunzione, una ricongiunzione tra quello che è l'io e il sé, quello che chiamiamo profano o sacro, ovvero rendendoci consapevoli, veicoli al servizio del sé, come degli strumenti musicali che proprio grazie alla loro conformazione fanno sì che il soffio li attraversi, ci attraversi, aggiungendo quella unica nota alla sinfonia universale.